Oh, bravo. Dì un po'. Ronchetti, il barbiere, sta in piazza, vero? Ah, quello della gamba dell'oro. Bravo. Venga, venga con me, ce lo porto io. Ma dove mi voleva fermare, dottore? Da Ronchetti? Ma avete detto in piazza, dal barbiere? Sì, dottore, ma da Aristide, perché Aristide è dei nostri. Ma non lo sa che Ronchetti è un copo di sovversivi? Ah, sì? Ah, no? Ma io, caro Marconi, certe faccende non le conosco. Grazie, dottore. Grazie. Salute, caro Marconi. Affidiamo, Giovanotto. Sì, Giovanotto, ti paga anticipato, sto della mano, eh? Oh, oh, cos'è questa mancanza di fiducia? Per carità, è il nuovo sistema della ditta. Ah sì? E ti farò fare un volo dal segretario amministrativo. Del resto, guarda, io mi faccio la barba per servizio. Dicono che abbiamo delle brutte facce, non capisco perché. Marconi, Marconi, c'è uno che viene a fare il comizio per i socialisti. Ho detto, dove sta Ronchetti? Io ho detto che stava qua. Beh, mi hai fatto. Onorevole. Barbetta, sì, adesso te l'arrangio io. Ah, ecco, carica, ne ho avuto idea. Ecco. Che sei te, Ronchetti? Servo suo. Maestro, c'è disposto l'onorevole. No, ecco, no, 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 prima di tutto niente onorevole. Compagni e basta. E poi sai, non sono qui per farmi la barba. Onorevole, senta, lei ci ha un pelo. No. Tutti i compagni illustri che sono passati di qui ci hanno onorato. Sì, dunque, cara, anche lei... io una barba me la farò fare un pezzo. Sì, va bene. Un ritocchino. No, cara, io sono pure che devo parlare con Ronchetti. Ragionare. Bene, a sedere si ragiona meglio, no? No, di un po'. Ma sei proprio Ronchetti tu? Mm-hmm. Come no? Oh, senti un po'. L'hai preparato? Chi? Come chi? Le 350 lire rimborso spese, no? Sue, per il comizio. Sì. Oh, a posto. Ah sì? Ci mancherebbe. Sei, non è nel mio carattere. Ma cosa volete, figlioli? Anche domenica scorsa a Borghetto c'è stato un comizio. Dopo il discorso, naturalmente, applausi, manacciate, eh? Sapete cosa è successo? No. Mi hanno portato a totale rimborso una damigianina di vino. Una damigianina? Mi sta pure tutto il vino. Poi diventa bianco, non lo vedi, con il rasoio, capisci? Naturale, quello è il vecchio. Oh, sentite un po', figlioli. Ecco. Il locale è chiuso. L'avete trovato? No. Ma come, allora devo parlare in piazza? Sì, sì. Ma e interverranno tutti? Tutti. No, ah, oh, no, sentite, figlioli, no, eh. No. Cari, siamo alle solite, allora. Perché? Ma sì, solito baccano, dimostrazioni. No, certo, finiscila con questo. Non c'è, ti è la terza volta. Che te lo dico? Oh, figlioli, figlioli, dico, violenza, si risponde con la violenza, eh? Siamo intesi, se tirano col manganello, noi si tira con la pistola. Se tirano con la pistola... Non si adoprano le bombe. Boom. Se adoprano le bombe si mette in funzione la mitragliatrice. Se tirano con la mitragliatrice, miseria fane, si tira col cannone. Bene, giusto, col cannone. E se per esempio a qualcuno è di pigliarsi il viso, di prendere una forbice come questa per farci una risata e dicessero, guarda, è pizzo! Compagni, lavoratori, hanno insultato il Parlamento, hanno oltraggiato un rappresentante del popolo perché sono i calpestatori del diritto delle genti. Oh, attento alla rivoltera! Adesso la barba gliela facciamo noi. Va bene. Zitto! E chi parla?
dispiace di non poterlo dare con la kermesse, ma non è colpa mia, perché non c'è. Oh, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete i fermieri del progetto? 7, 8. Tu, solo dell'avvenire, prepara 8 caffè bollenti. 8 pronti. Bravo. Forza, Giugiolone. Diamo un'ingozzata, una strizzatina d'occhi e non ci si pensa più. Poi vai a letto e tutto è finito. Coraggio. Forza. Oh. Il giovane farmacista, coso, là. Tutti in giro a raccogliere i ragazzini, sa, bisogna che ci vado pure a dargli una mano, eh? Mia cara signorina, credevo in verità di aver ben più poco da imparare dal mondo, dalla vita. 3 anni di guerra hanno insegnato molte cose a noi giovani. Belle, brutte, così così. Eppure una importantissima, la più importante di tutte. Quella ancora non l'avevo imparata. Non la conoscevo. Ritornando a casa dopo tanto viaggiare, vedere, soffrire, lei. Già. Proprio lei, sì, cara signorina maestra. Me l'ha insegnata. Mio caro scolaro, tante cose sembrano importanti, ma non bisogna illudersi. Ci sono poi le scuole successive che ne insegnano di più importanti. Ora andrete a Torino, avrete un altro ambiente più vasto, un'altra vista più varia, conoscerete tanta gente nuova e tanti insegnanti. Stai più preparati. Farete presto a dimenticare la povera didattica di una malfina di provincia. Non credo. Il vostro scolaro ha una memoria fedele. Del resto poi non so neanche se ci andrò a Torino. Come? Non andrebbe a Torino? Non so. Non so ancora. Ma in fondo si tratta di essere qua la mia casa, la mia famiglia, gli amici. Non so se me la sentirò. Ma... D'altra parte, se le cose cambiano, come sono certo che cambiano, ti impedisce a me di insegnare qui. Non ci sono 2 classi libere. Signor Cardini? Che c'è? Sono arrivati ragazzi. Va bene, vengo. Arrivi. Che c'è? Chiama un po' gli altri. A posto, Guido. Marcone! Ancora anche voi altri? Vi serve una lezione? Dai, andate, andate. Non ci serve niente. Per ora ripariamo questa sera.